Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. È atterrato sulla Luna. A te Orlando per i commenti da Houston e per le reazioni da Houston. Sai, quella piccola differenza, quei pochi secondi di differenza nell'allunaggio, probabilmente era per dare il tempo agli astronauti che avevano toccato il suolo lunare con dei fili che prolungano le gambe, per sentire se tutto era a posto. Ecco l'immagine televisiva. Ecco l'immagine televisiva viva dalla superficie della Luna e si vede appunto queste strutture meccaniche con lo sfondo lunare. Immagine molto contrastata. È capovolto. Ecco l'uomo che in scende. In questo momento non ti so dire se è uno scherzo ecco elettronico Armstrong. O per altre ragioni. First Al step, secondo dicono. Gradino dovrebbe aprire la rastrelliera. Hai fatto il primo passo, gli è stato detto, dalla scaletta evidentemente. Sì, perché la rastrelliera, scusami, è già aperta perché è la telecamera è al 110. Non andare troppo in basso con il piede, è incominciata la ripresa televisiva dell'Eva. Uno o due pollici affondato nella superficie lunare, il piede di Neil Armstrong, assaggiato con il piede sinistro il suolo della Luna. It is very fine, l'appoggio è buono. Ecco la discesa, questa volta è stato un vero e proprio salto. Onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale. Onore a tutti coloro che hanno reso possibile l'audacissimo volo, che seduti dietro i vostri prodigiosi apparecchi governate, a voi che notificate al mondo l'opera e l'ora la quale allarga alle profondità celesti il dominio sapiente e audace dell'uomo.